classifica, era una partita che sapevamo di affrontare in condizioni difficili e i suoi commenti bollita un po' anche la sensazione dopo l'espulsione. L'espulsione la considero veramente ingiusta, anche l'assistente ha provato a dire all'arbitro che io stavo parlando con il mio giocatore e adesso anche la motivazione che ha dato adesso è vergognosa, perché ha detto che non sono riuscito a gestire la panchina che era tutta in piedi. Butta fuori l'allenatore per questo motivo mi sembra una cosa che non ha senso, se c'era me la prendevo, però onestamente la considero veramente ingiusta. La partita alla fine onestamente la pensavamo più difficile. Noi abbiamo pagato oggi la nostra purtroppo poca capacità di incidere, perché i primi 20 minuti l'abbiamo fatti veramente bene, mettendo tanti palloni dentro l'area, ma poi a un certo punto la squadra si è accorta che non avendo questa capacità non è facile poi continuare a giocare in quel modo. Però diciamo che ci siamo trovati, le note positive sono che anche di fronte in una situazione difficile, una settimana difficile, trovarsi davanti a Bella, Paraghi, Manfre, non farli mai tirare in porta, è stato già questo, anche questo una nota positiva. Sapevamo che mancando Conti mancava la qualità a centrocampo e dovevamo andare su altre cose. Poi mi è sembrato tutto un po' scientifico, perché nel momento in cui abbiamo provato a mettere la qualità sugli esterni con Scapellato e Corsino, appena fatti i cambi sono scattate le espulsioni, quindi non abbiamo avuto neanche la possibilità di cambiare la partita in quel momento. Pazienza, a quel punto se non la puoi vincere è giusto anche che non la perdi, anche perché vedendo come vanno le altre a questo punto ti dà sempre un qualcosa per tenere in margine invariato. Spiace quindi soprattutto per le due espulsioni, che poi si potrebbero ricordare. Spiace molto per le due espulsioni, ma onestamente quella di Conè è stata troppo fiscale nel primo cartellino. Pasqualicchio se l'è andato un po' a cercare con la prima ammonizione, che non deve fare quel gesto. Però abbiamo una rosa che c'è gente che è pronta per giocare. E quindi adesso vediamo un po' anche gli altri. Dobbiamo farci forza, supplire anche queste cose. Io voglio solo ricordare che noi non abbiamo niente di più delle squadre che stiamo andando ad affrontare. Abbiamo il vantaggio di trovarci con 10-11 punti in più, perché questo gruppo ha fatto veramente bene prima, però per noi ogni partita è una battaglia, ci troviamo sempre con squadre che sono perlomeno alla nostra altezza. Quindi tutto sommato, ripeto, adesso è importante gestire questa parte finale della stagione, gestirla bene, avere tranquillità e accettare anche questi risultati. Mister, poca qualità, però abbiamo visto tanta quantità, perché comunque Corsino, Ciccone, sì, da questo punto di vista la squadra come sta atleticamente? Totti, chi conosciamo, sappiamo Mandrano, sappiamo... Devo dire la verità che questo era un po' preoccupato, perché non è stata una settimana facile, c'è stato un piccolo calo dovuto a varie influenze, però poi alla fine è emerso quello che hanno in più questi giocatori certe volte, che proprio è la determinazione, la cattiveria di andare oltre i propri limiti, perché a noi quello che ci sta portando avanti non è tanto la qualità dei giochi, ma è veramente la determinazione che mettono in campo i vari Ciccone, Corsino, Montalto, per tutti quelli chiamati a giocare, che ripeto, a livello di qualità non hanno qualcosa di più degli altri, anzi, ma di qualsiasi squadra incontriamo noi, però la nostra determinazione ancora una volta oggi sarà premiata, perché già non perdere in questa situazione è stata già un'impresa. E devo dire che lì mi ha deluso un po' il Città di Messina, perché una squadra che deve vincere a tutti i costi, anche il mister, in 10 contro 8, mi aspettavo un po' di più lì. E l'episodio del rigore? Quella io vorrei capire come ha fatto l'arbitro a vedere il rigore, ma onestamente io, se il rigore c'è, però vorrei capire come ha fatto lui di spalle a vedere il tocco di mano che è stato di Manfre, ve lo posso assicurare, non di Oliveri. Lui non ha nessun margine per vedere quel fatto, perché il giocatore ce l'ha tutte e due di spalle e l'assistente è staccato, quindi non so come ha fatto, è andato l'istinto, ha pensato che Oliveri la toccava con le mani, ma l'ha presa Manfre. Ok, grazie.